Ciao a tutti, oggi prepariamo la torta paradiso, una torta che richiede pochissimo tempo e veramente pochi ingredienti, ma con un risultato finale che lascerà tutti a bocca aperta. Iniziamo a preparare il pan di Spagna. Ci servono 3 uova a temperatura ambiente. Ottanta g di zucchero. Montiamo con le fruste elettriche per circa 5 minuti. Aggiungiamo in 3 riprese 100 g di farina. Aggiungiamo gli aromi di vanillina e scorza di limone al nostro impasto. Per queste dosi usiamo una teglia da 20 cm apribile. Con forno preriscaldato a 180 gradi inforniamo per 35 minuti. Nel frattempo prepariamo la farcitura con 400 g di panna vegetale zuccherata e 300 g di latte condensato. Mettiamo in frigo per mezz'ora. Dopo aver fatto raffreddare il nostro pan di Spagna, lo tagliamo a metà. Per assemblare la nostra torta ci aiutiamo con il cerchio della teglia. Mettiamo a raffreddare in frigo per almeno 2 ore.
Una pioggia di zucchero a velo e la nostra torta è pronta. Ora non ci resta che gustarla in compagnia della nostra famiglia o amici. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Alla prossima ricetta!